Ci sono tutte le compagini della giostra, c'è Arezzo, andiamo indietro nel tempo, i primi del 300 sono gli ingredienti principali di questo racconto che vede comunque il Saracino protagonista. È un libro per ragazzi, ma ci piace dire dai 9 anni in su, perché poi alla fine può essere letto anche dagli adulti, ed è un libro creato apposta, cioè abbiamo cercato di unire le atmosfere giostresche, tutte le compagini della giostra, come è stato giustamente detto, i colori dei nostri quartieri con elementi della storia locale. Parliamo della costruzione del Duomo, della Fraternità dei Laici, della Cittadella di Arezzo, proprio perché ci piacerebbe che questo libro magari potesse essere utilizzato come libro di lettura nelle scuole. Per l'idea avete preso spunto dalla borsa di studio dedicata ad Edo Gori, che coinvolge ormai da tempo i più piccoli e le scuole. Abbiamo visto come la giostra, anche nei più piccoli, sia fonte inesauribile di fantasia, di storie, di atmosfere, di suggestioni, quindi abbiamo pensato di creare un libro appunto proprio per loro. Il volume, scritto da Fabiana Peruzzi e Agnese Nocenti, è arricchito dalle illustrazioni di Valentina Fornasari ed è patrocinato dal Comune di Arezzo. Al centro della storia un crimine che rischia di compromettere lo svolgimento della giostra del Saracino e la stabilità della città, con 3 giovani accusati e poche ore per trovare il colpevole. Agnese Nocenti ricorda dove è possibile trovare il libro. È acquistabile presso la libreria Edison e alla libreria davanti alla stazione da Piero. Noi avevamo parlato a suo tempo con...